Bismillahirrahmanirrahim, in nome di Allah, il clemente e il misericordioso. Il nostro sermone oggi porta il titolo La concezione della migrazione tra passato e presente. Ma prima di tutto, lode ad Allah, Signore dell'universo, che dice nel suo nobile libro: Se voi non lo aiutate, Allah lo ha già soccorso il giorno in cui i miscredenti l'avevano bandito lui, il secondo di due, quando erano nella caverna e diceva al suo compagno: Non ti affliggere, Allah è con noi. Poi Allah fece scendere su di lui la sua pace, lo sostenne con truppe che voi non vedeste e rese infima la parola dei miscredenti. Mentre la parola di Allah è la più alta. Allah è eccelso, saggio, rendo testimonianza che non esiste Dio al di fuori di Allah, l'uno senza alcun associato, e che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. O Allah, concedi la tua salvezza e benedizioni a lui, alla sua famiglia, ai suoi compagni e a coloro che le seguono con giustizia fino all'ultimo giorno, seguitando e merito. A seguito delle violenti persecuzioni che i musulmani subirono da parte dei meccani, il profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, permise ad alcuni dei suoi compagni di emigrare in Abissinia nel quinto anno della sua missione, dicendo: Andate nel paese degli Abissini e troverete un re sotto la cui tutela nessuno soffre ingiustizia. È una terra di religione e sincerità. Rimaneteci finché verrà il tempo in cui Dio vi soccorrerà da ciò che state attualmente soffrendo. Alcuni compagni andarono quindi in Abissinia, dove si trovavano in ottima posizione, godevano del buon vicinato, erano sicuri nella loro religione e adoravano Allah. Informati che gli abitanti di Mecca si convertevano all'Islam, decisero di tornare alla Mecca. Dato che si trattava di informazione falsa, dove subirono nuovamente il fastidio, il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, gli permise di emigrare di nuovo in Abissinia. Tra le loro grandi figure c'era Ja'far ibn Abu Talib, che Allah sia contento di lui. Quando i capi di Quraysh o della Mecca seppero che i compagni del profeta vivevano in pace, grandezza e protezione, accanto a questo giusto sovrano, volevano riportarli alla Mecca. Inviarono degli emissari chiedendogli di restituire loro i musulmani. Questo re disse: No, per Dio, non li tradirò. Sono persone che hanno cercato la mia protezione, che hanno fatto del mio paese la propria dimora e che hanno scelto me fra tutti gli altri. Non li manderò via senza averli radunati e interrogati su ciò di cui li accusate. Se sarà vero ciò di cui vengono accusati, allora vi li consegnerò in modo che possiate riportarli al loro popolo. Ma se non sarà così, allora rimarrò il loro protettore finché essi chiederanno la mia protezione. A questo punto Ja'far ibn Abi Talib si fece avanti per rispondere, dicendo: O re, noi vivevamo nell'ignoranza, adoravamo gli idoli, mangiavamo le carogne, ci abbandonavamo alla fornicazione e opprimevamo i deboli. Allah ha suscitato tra noi un messaggero, un uomo che non conoscevamo, che ben conoscevamo e che stimavamo per la sua sincerità, rettitudine e castità. Ci ha insegnato a non adorare altri che Allah nella sua unicità, a pregare, a dare elemosina, a digiunare e a astenerci dall'iniquità e dal crimine. A causa di ciò siamo stati perseguitati dai nostri concittadini ed è per questo che siamo venuti nel suo tuo paese, nel quale siamo stati accolti e rispettati. El Nigus, cioè il re, chiese che gli riferissero una parte della scrittura che era stata loro rivelata. Ja'far recitò un brano della sura di Maria.
Ricorda Maria nel libro quando si allontanò dalla sua famiglia in un luogo ad oriente. Tese una cortina tra sé e gli altri. Gli inviammo il nostro spirito che assunse le sembianze di un uomo perfetto. Disse Maria, mi rifugio contro di te presso il compassionevole. Se sei di lui timorato, rispose, non sono altro che un messaggero del tuo Signore. Per darti un figlio puro, disse, come potrei avere un figlio che mai un uomo mi ha toccata e non sono certo una libertina? Rispose, e così il tuo Signore ha detto, ciò è facile per me, faremo di lui un segno per le genti e una misericordia da parte nostra, e così stabilì, è cosa stabilita. Giafar le recitò l'inizio della sura di Maryam, Nigus rimpianse finché la sua barba non fu bagnata di lacrime. I suoi vescovi fecero lo stesso. Ascoltando la recita, Nigus quindi disse: questa luce proviene dalla stessa fonte da cui proviene il messaggero di Gesù. Poi si rivolse agli inviati dei Curisciti: andate poiché non ve li consegnerò mai. Meditando con perspicacia le due migrazioni verso l'Abissinia, ci rendiamo conto che la migrazione dei primi musulmani non era dal paese dell'incredulità a quello della fede. Il principio chiave è difendere le terre di origine e non lasciarle cadere preda di un ingiusto o di un aggressore. Era piuttosto una migrazione da un paese di paura a un paese di sicurezza. Nigus, il sovrano dell'Abissinia, non era all'epoca musulmano, ma era un re giusto sotto il quale le persone erano sicure per le loro anime, le loro confessioni e le loro proprietà. Ecco perché si dice che Allah, l'Altissimo, aiuti lo Stato giusto se anche è miscredente, e non aiuta lo Stato ingiusto, sia esso musulmano. Il regime potrebbe sopravvivere nonostante l'incrudeltà, ma non sussiste in presenza dell'ingiustizia, mentre lo Stato ingiusto non sussiste nemmeno è governato da un musulmano. Il nostro profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, dispose il governatore giusto in una posizione sublime nell'ultimo giorno, a capo delle sette categorie che saranno ombreggiate dall'esclusiva ombra di Allah. Gloria a Lui. È attraverso la giustizia del governatore che l'intera società viene riformata ed è a causa della sua ingiustizia che viene corrotta. Quando Allah, gloria a Lui, diede il permesso al suo profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, di emigrare a Medina, il profeta andò avanti con la provvidenza di Allah, gloria a Lui, cioè è dovuto al fatto che la migrazione è stata un'evoluzione positiva verso la fondazione dello Stato e realizzare della convivenza pacifica, la fraternità, l'unione dei ranghi in modo che il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, potesse trasmettere il suo messaggio al mondo. In questo contesto Allah, gloria a lui, disse: se voi non lo aiutate, Allah lo ha già soccorso il giorno in cui i miscredenti l'avevano bandito, lui il secondo di due, quando erano nella caverna e diceva al suo compagno: non ti affliggere, Allah è con noi. Poi Allah fece scendere su di lui la sua pace, lo sostenne con truppe che voi non vedeste e rese infima la parola dei miscredenti, mentre la parola di Allah è la più alta, Allah è eccelso saggio. All'ottavo anno dell'Egira, Allah l'Onnipotente concesse una gloriosa vittoria al suo profeta con la conquista della Mecca. La gente divenne grandi masse per la religione di Allah. La migrazione, ad esempio, cambia la sua concezione dal significato limitato e stretto ad altre nozioni più ampie e più illimitate per abbracciare tutte le aree della vita. A seguito della presa della Mecca, la migrazione da un paese all'altro terminò. Dopodiché questo passaggio fu un obbligo nei momenti di debolezza. Di questo Allah, gloria a lui, disse: gli angeli, quando faranno morire coloro che furono ingiusti nei loro stessi confronti, diranno: quale era la vostra condizione? Risponderanno: siamo stati oppressi sulla terra.
Allora gli angeli diranno: la terra di Allah non era abbastanza vasta da permettervi di emigrare. Ecco coloro che avranno l'inferno per dimora, quale triste rifugio. Dopo la presa della Mecca, la concessione della migrazione è cambiata. Secondo il detto del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, non c'è migrazione dopo la brillante vittoria, c'è solo jihad e buona intenzione. Quando Safwan ibn Umayya si convertì all'Islam, gli fu detto che nessuna vera religiosità per chi non ebbe emigrato. Disse: non andrò a casa mia prima di andare a Medina. Arrivò lì e si fermò ad al-Hasan ibn Abdul Muttalib, che Allah sia contento di lui. Poi venne dal profeta, che le disse: perché sei venuto a Abu Wahb? Safwan rispose: sono stato informato che non esiste vera religiosità per coloro che non emigrano. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, rispose: o Abu Wahb, torna a Mecca, osserva bene la religione, perché la migrazione si è conclusa dopo la brillante vittoria e rimangono solo la jihad e la buona intenzione. E il profeta disse: un musulmano è colui che evita di ferire i musulmani con la lingua o con le mani, e un muhajir, un emigrante, è colui che rinuncia, abbandona a tutto ciò che Allah ha proibito. Sulla base di ciò si afferma che l'ordine di emigrare dalla Mecca a Medina fu esaurito quando si prese la Mecca. D'altra parte rimangono ancora tutti i significati sublimi della migrazione e di cui bisogna impegnarsi. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, stabilisce il principio secondo cui la vera migrazione è evoluzione positiva verso il meglio, come passare all'ozio e all'inerzia, al lavoro e alla produzione, l'egoismo, l'individualismo e il razzismo verso l'altruismo e la vera fraternità umana. Dobbiamo anche ammettere il diritto dell'uomo di scegliere liberalmente la sua confessione, osservare i rapporti di buon vicinato, lavorare per costruire l'uomo dal punto di vista dottrinale, scientifico, intellettuale, comportamentale ed etico, economico, sociale in modo adeguato. Un uomo così ben addestrato costruirebbe lo Stato, creerebbe civiltà, realizzerebbe l'interesse per tutta l'umanità e preserverebbe la dignità umana senza riguardo ad altre considerazioni. La corretta comprensione, come vediamo, la corretta comprensione del significato della vera migrazione e non interrotta nel tempo richiede che l'ignoranza sia trasformata in scienza dalla civiltà guida, dalla cattiva guida, dalla morale cattiva e a quella buona e corruzione verso la riforma. Questo probabilmente contribuirà a creare civiltà e a popolare l'universo. La nostra religione è quella della costruzione e dello sviluppo. Allah, gloria a Lui, disse: ve creò dalla terra e ha fatto sì che la colonizzasse. La nostra comunità è quella del lavoro, non della pigrizia, della costruzione, non della distruzione della civiltà, ed è molto lontana dalla rarezza. Ogni musulmano che ama la sua patria e la sua religione ed è orgoglioso di essa deve lavorare per alzare la bandiera della sua religione e della sua patria lontano dall'estremismo, dagli disguidi e dalla migrazione verso i gruppi fondamentalisti, in cerca di falsi jihad sotto bandiere tendenziose e falsificate. È anche necessario evitare la migrazione clandestina che porta alla perdita o alla umiltà. Questa migrazione è onestamente incriminata e condannata dal punto di vista religioso. Le immunità delle terre di origine è l'omologo di quella delle case, nella misura in cui è vietato accedere a una casa senza prendere un'autorizzazione del suo padrone. È vietato accedere a una nazione se non attraverso le procedure legali, poiché nessuno concorda sul fatto che qualcuno entri illegalmente nel paese, ma non lo accettiamo contro nessun altro paese. Detto questo, imploro il perdono di Allah sia per me che per voi.
Lode ad Allah, Signore dell'universo, che la salvezza e le benedizioni di Allah siano conferite all'onesto profeta, alla sua famiglia, ai suoi compagni, ai loro giusti seguaci fino all'ultimo giorno. Dunque, miei fratelli nell'Islam e mie sorelle, in questa nobile occasione non dobbiamo dimenticare di menzionare che il mese divino al-Muharram è uno dei mesi sacri, durante il quale è consigliabile osservare il digiuno opzionale. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: oltre la salah, la preghiera prescritta, la miglior salah è quella che deve essere eseguita nel cuore della notte. Oltre il mese di Ramadan, il miglior digiuno è nel mese di Al-Muharram, soprattutto il suo decimo giorno. A questo proposito, il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: spero che Allah assolva i peccati dell'anno passato e un altro che verrà grazie all'osservanza del digiuno nel decimo giorno di Al-Muharram. Al suo arrivo a Madina, il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, vide che gli ebrei stavano osservando il digiuno del decimo giorno di Al-Muharram e gli chiese perché. Risposero: è un giorno benedetto in cui Allah salvò gli israeliti dal loro nemico. Così Mosè osservò il digiuno. Il profeta, pace e benedizione di Allah, disse: siamo in grado di seguire Mosè meglio di voi. Il profeta osservò il digiuno e ordinò i seguaci a fare lo stesso. Imploriamo Allah di indirizzarci verso ciò che ama e di accettare e di rendere di nuovo il nuovo anno di Egira un anno di buone azioni, benedizioni, trionfo e vittoria per l'Egitto e per tutti i paesi musulmani. Grazie dell'ascolto.